torniamo nel vivo della gara, perché adesso è la volta della categoria interpreti. Finalista della provincia di La Spezia, arriva da Lerici, ha 27 anni e si chiama Lorenzo Caluri. Ciao Lorenzo! Ciao a tutti, ciao a voi! Benvenuto, benvenuto, benvenuto. Dunque, anche tu immagino, beh, hai dovuto aspettare un pochino, però ci siamo. Andiamo però immediatamente, guarda, subito a vedere la tua video presentazione, il tuo selfie video, vai! Ciao a tutti, eccomi qui nella mia cameretta dove spesso canto e provo. E abito a Pugliola, che è un piccolo paesino che si trova sulle colline di Lerici. Ho 27 anni e vivo con i miei genitori e mio fratello gemello. Il mio interesse verso la musica è nato improvvisamente, mentre mia cugina stava cantando in un piano bar e io ero dietro le quinte a sentirla cantare, e sentirla cantare mi veniva la voglia di cantare anche me. Di conseguenza, appena finito di cantare, mi ha fatto cantare sul palco ed è stata un'emozione indescrivibile. Ho deciso di iscrivermi al concorso Coreali, poiché è un concorso gratuito per prima cosa, e inoltre è un concorso che ti permette poi, se vinci, di iniziare a svolgere un percorso musicale e artistico a 360 gradi. Un in bocca al lupo a tutto e che vinca il migliore. Bacio! Bene, 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 bene. Tra l'altro io poi vedo che andrei a cantare una canzone molto, molto impegnativa. Assolutamente. Attendo a dire il titolo, perché dunque è una canzone decisamente molto impegnativa. Da quanto tempo canti? Io canto da tantissimo tempo. Sì, sì, dall'infanzia. Poi durante l'adolescenza ho incominciato a percorrere la strada del canto seriamente. Bene, allora andiamo a vedere, perché qui risponderai a tutte le domande per la tua intervista. Dopodiché, come dicevo, ci canterà addirittura Listen di Beyoncé. Mi chiamo Lorenzo Caluri, ho 27 anni e vengo da Pugliola di Lerici, che si trova in provincia della Spezia. Ho effettuato studi professionali in qualità di tecnico dei servizi turistici. Sto facendo lavori occasionali, celibe. Ho iniziato con il canto e con la musica a 7 anni e mezzo, cantando con mia cugina con i piano bar, e da lì è nato l'amore e la passione per la musica. Ho iniziato a 13 anni con Cristina Benefico e a 18 anni con Mary Crisci, con la quale studio canto tuttora. Penso che il concorso Coreali sia un ottimo concorso, sia ben strutturato e permette di farsi conoscere a vari esponenti del settore e a professionisti. No, non mi aspettavo di arrivare in finale. Il giorno dopo, se dovessi vincere, condividerei la vittoria con i miei amici, i miei genitori, i miei parenti, la mia insegnante di canto e tutte le persone che credono in me. La migliore in assoluto è Ruby, nome all'anagrafe Roberta Menzione. Il mio obiettivo artistico è quello di cantare, diventare un cantante professionista. Il mio artista italiano preferito è Deborah Jurato. Il mio artista straniero preferito è Anastasia. Ho scelto Listen di Beyoncé perché è un brano d'impatto, è un brano che risalta le mie doti vocali. Giuria, vi chiedo una cosa, vi chiedo di votarmi, poiché sono un concentrato di passione, volontà, determinazione, emozione e dedizione. Grazie. Listen to the song. Here in my heart, a melody I've started but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come. My dreams to be heard, they will not be pushed aside and turned into.
to your role, or cause you want this is. Someone here inside, someone that thought they died so long ago. I'm free now, and my dreams will be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. Oh, cause you want this. Lorenzo Caluri. E adesso vediamo cosa ne pensa la nostra giuria. Iniziamo da Fulvio D'Amele. Grazie Roberta. Allora, io credo di condividere con tutto il pubblico, in particolare con i miei compagni d'avventura che hanno il compito di valutare queste esibizioni, l'imbarazzo nel trovarci di fronte a interpreti, a protagonisti già formati, molto bravi, molto avanti nel loro percorso di formazione artistica. Quindi, a prescindere, un grande complimento a tutti. Ora, veniamo a Lorenzo. Lorenzo, indubbiamente, trapela una grande passione, ma un'altrettanto grande preparazione, un'altrettanto grande fase di studio. Si vede che ti stai impegnando moltissimo e si vede anche che hai una personalità molto marcata, molto forte, perlomeno questo mostri al pubblico. Ti sei presentato con grande coraggio anche nella scelta del repertorio, andando a pescare, come bene diceva Gianni Rossi, in un repertorio impegnativo, molto impegnativo. Questo anche forte di una timbrica, di un'estensione vocale curate. E quindi io non posso che farti grandissimi complimenti e augurarti di continuare così. Grazie. E invece adesso chiediamo il parere di Mauro Birocchi. Ma sicuramente non mi resta che condividere quello che ha detto qui il collega. L'impegno si sente, ce n'è veramente tanto. Sicuramente il percorso può essere lungo, forse magari personalizzare un po' di più alcune tue esibizioni, alcuni tuoi passaggi, cercare qualcosa di più tuo
naturalmente anche in pezzi di altri come in questo, come certo, in questo caso. Complimenti comunque. Grazie. Lorenzo Caluri e la sua versione di Listen. Complimenti, signori. Lorenzo. Grazie. Proseguiamo. Finalista della provincia di Genova. Arriva da Genova, ha 24 anni e si chiama Chiara Franzi. Ciao Chiara, benvenuta. Ciao, grazie. A te e viene da dire a tutte le tue fans, sento che sono tante, possiamo risentirle? Molto bene. Grazie. Dunque, doppia responsabilità adesso. Sì, sono infatti, qua a fare il tifo infatti, per te. Sì. Bene, 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 ma andiamo immediatamente subito a vedere cosa ci racconti di te e della tua vita. Prego. Ciao a tutti, sono Chiara Franzi, ho 24 anni, vengo da Genova e nella vita studio all'università, scienze internazionali. E questa camera disordinatissima è camera mia e quindi sì, sono anche una persona disordinata e volevo vedere se adesso in casa c'era qualcun altro e così da presentarvi un po' la mia famiglia. E dentro questa stanza sono presenti tutti, eccoli naturalissimi. Ciao. Questa è mia sorella Marta, mia mamma Anna Maria e mio papà Massimo. Ciao. E poi il più piccolino, il gattino Mandarino. Allora, questa è Piazza dell'Annunziata. Questa è la mia compagna di studi, perché ci troviamo qua ogni mattina per andare a studiare. Ora via Balbi ci approcciamo per andare in biblioteca a studiare. Questa è la scuola dove studio canto. Lei è Antonella, la mia insegnante. Allora, ci tenevo a ringraziare e inserire nel video questi fantastici musicisti che mi hanno dato una mano con la base. Samuele, percussionista, e Daniele, fa anche rima. E questa è Chiara, questa è Chiara, sì. Anche Mandarino, molto carino. Però so che tu hai una voce un po' particolare. Sì. Come quando è nata questa voce? Poi sentirete. Sì, non lo so, ce l'ho. Sì. Ma chiedigli com'è nata questa voce. Interessante. Va bene, a questo punto andiamo a vedere chiaramente anche per te la tua intervista, dopodiché lei ci canterà La cura di Franco Battiato. Mi chiamo Chiara Franzi, ho 24 anni, vengo da Genova. Studio presso l'Università di Genova, Scienze Internazionali e Diplomatiche, e quindi non lavoro attualmente. Si dice nubile in questi casi. Nubile, ok. Quando mi chiedono come è iniziato col canto e la musica, è un po' una domanda che mi spiazza sempre un po', perché cioè non credo che sia proprio una cosa automatica o che sia successo qualcosa che mi abbia fatto, mi abbia illuminato. E non so, penso che sia più una cosa che non ti scegli te, no? Io dai ricordi che ho mi associo sempre un po' al continuo canticchiare. Ho studiato canto da 2 anni a questa parte, continuo a studiare con la mia insegnante che è Antonella Suella. Sicuramente particolare, però in positivo. Sicuramente un po' all'inizio mi ha terrorizzato l'idea perché venendo da Genova, insomma, è un pochino più popoloso rispetto al resto dei comuni, quindi sono partita un po' così, demoralizzata, però in realtà è una struttura che è vincente, secondo me è un po' più equa rispetto ad altri. Non mi aspettavo di arrivare in finale. La prima cosa che farò il giorno dopo in caso di vittoria, penso che mi alzerò al mattino un po' più sicura di me. Se dovessi dire un nome direi Greta, molto brava. Non credo di avere un obiettivo, cioè di voler arrivare da qualche parte, ma penso che mi piacerebbe molto vivere di musica. L'artista italiano preferito, cito il concittadino di André, e il mio artista straniero preferito, senza dubbio, è Etta James. Ho scelto La cura perché trovo che Battiato sia riuscito a fare una canzone speciale, nel senso che è una sensibilità che non è comunque oggettiva, ma molto soggettiva, no? Credo che ognuno ascoltando quella canzone possa interpretarla a proprio modo. Se sarò meritevole, votatemi, altrimenti votate chi è più meritevole di me. Thank you.
paura delle ipocondrie, dei turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Che per tua natura normalmente attirerai, solleverò dai dolori, dai tuoi spazi d'umore, dalle ossessioni, delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E la sua interpretazione del capolavoro di Franco Battiato, La cura. E adesso invece io vado dalla nostra giurata speciale, perché lei è Simona Ceccon. Sì, ciao Chiara. Secondo me La cura è una canzone che è già stata interpretata da tantissimi altri artisti, ma non tutti sono stati capaci di trasformarla in qualcosa di diverso, di nuovo. Per me tu ci sei riuscita. Brava. Grazie. E voglio sentire invece cosa dice Massimo Villa di questa interpretazione. Battiato è uno degli interpreti più difficili da coverizzare in assoluto nel panorama italiano, infatti si contano pochissime cover di Battiato, perché o lo si fa pedissequamente, allora il rischio è quello di scimmiottarlo, e poi per una donna ancora più difficile, oppure il pericolo maggiore è quello di strafare nell'interpretazione, strafare anche sia l'interpretazione che vocale che la canzone in sé. Ecco, te sei riuscita a mantenere un apprezzabile equilibrio anche grazie e merito di una tua tonalità molto personale e che
è riuscita a dare quel tono pacato, moderato alla canzone che io apprezzo molto. Ecco. Il tuo grande merito è stato quello di riuscire a navigare lì nel mezzo, che in genere è veramente una delle cose più ardue quando si fa una cover di un artista così, così difficile. Bravo. Grazie. Chiara Franzi, ancora un applauso. Grazie. Bene, signori, Chiara, grazie, complimenti, in bocca al lupo anche a te. Proseguiamo, proseguiamo. Finalista della provincia di Savona, arriva da Finale Ligure a 30 anni e si chiama Greta Drazzino. Ciao Greta, ciao. Benvenuta. Grazie. Sei altissima. Sì, in effetti. Un po'. Io sono bassissimo. No, sì. I tacchi fanno anche la loro, insomma. Sì, io no, io stasera ho deciso. Andiamo subito a vedere, Greta, cosa ci racconti della tua vita. Prego. Ciao a tutti, mi chiamo Greta Drassino e questo penso sia ufficialmente l'80° video che faccio. Il che mi ha fatto rendere conto che la mia vita è assolutamente noiosa. Sono nata a Genova, vivo da 17 anni a Finale Ligure con la mia famiglia, che è composta dal mio papà, la mia mamma, la mia nonna e le mie due sorelle più piccole. Sono laureata in giurisprudenza e attualmente sto facendo la pratica presso uno studio legale sempre a Finale Ligure, e questo per realizzare quello che è sempre stato uno dei miei sogni, ovvero diventare un pubblico ministero. Sì, mi piace volare basso. Nel weekend invece lavoro in una vineria, insomma, mi barca meno. A quanto pare rappresento la provincia di Savona nella categoria interpreti e questo per me è a dir poco allucinante, perché è la prima volta in effetti che trovo il coraggio di cimentarmi in un concorso. Questo perché sono affetta, e ve ne renderete conto immediatamente, da una timidezza patologica che vi farà pentire di avermi scelto probabilmente. Ciao a tutti. Non sembri timida, devo dire. Che... No, no, guarda, sei andata... Nascondo bene. Beh, io vedo che hai degli obiettivi molto, molto, molto ambiziosi, però... Vogliamo alto, sì. Bisogna, sempre, assolutamente. Andiamo a sentire la tua intervista, dopodiché la sentiremo con il brano Notturno di Mia Martini. Mi chiamo Greta Drassino, età 30 anni, città Finale Ligure, provincia di Savona. Sono laureata in giurisprudenza e attualmente faccio la pratica presso uno studio legale, sempre a Finale Ligure, e nel weekend lavoro in una vineria nobile. Il mio approccio non è stato diretto col canto, è stato prima con la musica, in senso un po' più ampio. E poi diciamo che l'approccio col canto è venuto poi successivamente. Ho studiato canto, sì, per insomma, e continuo a studiare canto, soprattutto. Del concorso Coreali penso che sia stata una bella iniziativa, soprattutto magari per una persona come me, forse facilita magari per persone insomma che non sanno magari neanche tanto bene come muoversi in quest'ambito. No, non mi aspettavo di arrivare in finale. Se dovessi vincere, sempre dove riuscissi a dormire per l'adrenalina e tutto, francamente penso che mi guarderei allo specchio e sarei abbastanza fiera di me. Il finalista più forte tra i miei tre concorrenti secondo me è Chiara. Francamente prima di partecipare a questo concorso non avevo grandi obiettivi artistici, nel senso che non avrei mai pensato neanche di poter fare un concorso, ecco. Il mio artista italiano preferito direi De André. Il mio artista straniero preferito direi Ray Charles. Ho scelto Notturno di Mia Martini innanzitutto a me piace moltissimo come interprete Mia Martini, quindi bene o male le sue canzoni le conosco tutte. Notturno ha un significato per me particolare, questo notturno di cui si parla comunque è una sorta di sembra un buco lasciato nell'anima, no? In qualche modo uno spazio vuoto, nero. La votate me perché, innanzitutto se vi è piaciuto comunque e se avete reputato credibile il mio modo di interpretare questa canzone, che insomma non vuole avvicinarsi neanche a quella dell'interprete originale, ma vuole essere anche solo credibile. E poi insomma siamo alla finale, io sono di finale, quindi... C'è tempo domani per tutte queste idee, per chi parte o rimane seguendo le maree. Adesso ho bisogno
l'umido autunno che scende all'improvviso. C'è tempo domani per la velocità di questa esistenza che sogni più non ha adesso. Vorrei solamente chiedere un istante, un treno notturno che scavalchi il blu di questa mia notte irraggiungibile, che porti pensieri invisibili. Fossi tu, c'è tempo domani per la malinconia, è come la pioggia che cade in questa via, lo sai, lo sai, non ricordo quanti anni avrai, avrai gli anni. Questa vita mia, domani, domani, che cosa vuoi che sia adesso? Vorrei solamente riuscire a liberare un aereo notturno che scivoli sul blu di questa mia notte irraggiungibile, che porti pensieri invisibili, esattamente come io non so più, però dovunque fossi. Greta, trattieni l'emozione ancora per un po', tieni duro. Allora, adesso il parere dei nostri giurati, iniziamo da Maurizio Ruginenti. Ciao Greta, c'è poco da dire, nel senso che il pubblico pare aver apprezzato moltissimo la tua interpretazione. Mia Martini è difficilissima sempre da interpretare, tu sei riuscita a farla molto bene, hai emozionato credo tutti quanti in sala, quindi complimenti davvero. Grazie. Fede, tu cosa ne pensi? Ciao Greta, complimenti. Grazie. Complimenti vivissimi. Grazie. Perché ho sentito tantissimi colori e tantissime dinamiche che di rado si trovano su pezzi soprattutto così macinati, perché di questo si tratta. Invece una grande ricchezza, e si vede che hai lavorato proprio tanto su ogni dettaglio. L'ho apprezzato molto, bravissima. Grazie, grazie mille. Goditi ancora questo applauso. Grazie. Prendilo tutto. Grazie. Greta Dressino. Complimenti. Brava Greta. Molto bene, molto bene. Proseguiamo con l'ultima concorrente, categoria interpreti. Finalista della provincia di Imperia, arriva da Sanremo. Ha 32 anni e si chiama Roberta. Menzione in arte Ruby. Ciao Roberta, benvenuta. Benvenuta. Grazie. Benvenuta anche a te. Andiamo subito a vedere il tuo filmato che ci parla di te. Ciao a tutti, sono Roberta,
ho 23 anni, no scherzo, ne ho 32, classe 1985, sono nata a Sanremo e vivo ancora qui. Lei è mamma Rosy, una vera forza della natura. E lui è papà Vincenzo, un personaggio tutto da scoprire e da capire, una macchietta. E lei è Raya, la mia splendida pupetta, la mia bambina. Ha 3 anni ed è la nostra gioia. Vero tesoro? Zampa? Zampa. Ho fatto tanti lavori fino adesso, dalla commessa all'animatrice nei villaggi, alla babysitter, all'istruttrice di Zumba, fino ad essere un'onicotecnica. Ok, ricostruisco le unghie. Quest'anno è il 2017 e siccome sono nata il 17 gennaio alle ore 17 e il mio onomastico è il 17, chissà che questo numero non mi porti fortuna. Ciao a tutti! Chissà che non ti porti fortuna. Chissà. Ma questo nome, scusami, Ruby. Quando avevo 19 anni sono andata a fare l'animatrice in Egitto, a Sharm. E avevo un cartello con su scritto Roby, però gli egiziani lo leggevano Ruby, quindi mi chiamavano sempre Ruby, 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 da lì è rimasto Ruby anche con i miei amici, quindi io sono la Ruby. Signori, Ruby. Bene, ora andiamo a vedere la tua intervista, dopodiché ci canterà la canzone Amore di plastica di Carmen Consoli. Sono Roberta Menzione, in arte Ruby. Ho 32 anni, vengo da Sanremo in provincia di Imperia. Ho fatto l'alberghiero turistico, quindi ho il diploma di operatrice turistica, e però mi diletto a fare l'onicotecnica, ovvero ricostruisco le unghie. Sono nubile e sono figlia unica. Fin da piccolina mi è sempre piaciuta la musica, mi mettevo davanti alla TV, guardavo Lorella Cuccarini, Non è la Rai, Ettore Parisi, e io cantavo e facevo le mosse come loro. No, non ho mai studiato canto. Questo concorso, secondo me, è stato una bellissima opportunità per tutti gli amanti della musica. Sinceramente non mi aspettavo di arrivare in finale, ci speravo. Se dovessi vincere il concorso con Reali, il giorno dopo, la sera dopo, farò un aperitivo con tutti i miei amici. Secondo me la finalista o finalista più forte è Greta Dressino. Non ho un obiettivo artistico, mi piace cantare, ma non ho mai pensato di espormi. Il mio artista italiano preferito è Nino D'Angelo. Il mio artista straniero preferito è Michael Jackson. Ho scelto il brano Amore di plastica di Carmen Consoli perché, ritengo che lei sia veramente una grandissima cantautrice e poi perché la sento molto questa canzone, mi rappresenta. Giuria, votate me perché Sanremo è Sanremo.
artistica. Grazie. Ed eccomi qui in compagnia dei nostri giurati e adesso è giunto il momento di Fulvio Damele. Dimmi cosa ne pensi di Ruby. Intanto confermo che è una sfida, questa è impossibile, difficilissimo, perché qualcuno non vincerà e forse per noi dovrebbero vincere tutti, perché anche in questo caso, come negli altri, dobbiamo dire, ci troviamo di fronte a intanto una presenza scenica notevole. Tu ci hai detto che non hai studiato e questo dimostra che hai ancora altissimi margini di miglioramento, se questa è la base di partenza è tutto a dire. E poi personalmente mi è piaciuto molto, a parte la scelta, sono andato a vedere forte del primo video che gli organizzatori ci hanno mandato, le esibizioni dell'originale, anche lì si tratta di andare a pescare in un repertorio che può mettere una certa soggezione, invece tu hai superato questo con una certa energia, ma non disgiunta da grazia, e quindi stai a stare molto bene sul palcoscenico, continua. Grazie. Così, grandi complimenti. Grazie. L'aria di Sanremo magari fa bene, concittadina. Devo dire che sicuramente presenza scenica, come diceva appunto qua il collega, presenza scenica, il brano non facile, una bella interpretazione, sentendo appunto che non hai studiato canto, i margini certamente ci sono per un buon miglioramento, per un grande miglioramento, e tanti in bocca al lupo. Grazie. Come ben sapete sono terminate le 8 esibizioni, Massimo Morini andrà a raccogliere i fogli dei nostri 7 giurati e scopriremo tra poco chi saranno i 2 vincitori, però prima abbiamo ancora 2 ospiti da portare qui sul palco con noi. Per presentare il prossimo ospite chiamo sul palco il consulente finanziario Pierpaolo Calosci. Buonasera Pierpaolo, benvenuto, buonasera. Buonasera. Il dottor Calosci è uno degli sponsor del concorso e ha scelto di dare un premio speciale ad un semifinalista meritevole. Esatto, quando a fine più o meno autunno Massimo si è presentato in ufficio a presentarmi questo progetto, mi è subito piaciuto l'idea e mi sono fatto coinvolgere in questa iniziativa, anche perché dire di no a Massimo, per chi lo conosce, sa benissimo che è praticamente impossibile. Questo premio perché comunque... Grazie. Mi ha colpito molto l'interpretazione di Davide, posso dirlo? Sì, di certo. Davide, perché si presenta con un qualcosa di particolare, di per me nuovo. Un ragazzo giovane che si iscrive a un concorso prettamente online e si presenta con un tono lirico, si dice così, scusate l'ignoranza. Sì. Quindi questa cosa mi ha colpito molto, è apprezzabile, come del resto è apprezzabile l'impegno di tutti gli artisti presenti, che sono tutti eccezionali. Però lui si è un po' staccato, per i miei gusti, dai binari normali. E quindi lo presentiamo? Assolutamente sì. Arriva da Noli, ha 21 anni e si chiama Davide Pastorino. Che eleganza, possiamo davvero dire che eleganza. Facciamo un applauso soltanto all'eleganza, ragazzi, perché come... Molto bene, ciao Davide, 21 anni, di Noli, però io e insieme chiaramente a Noli a questo punto, perché tu di fatto ricevi questo premio, questo importante premio, vorrei chiamare anche qui sul palco il vice sindaco di Noli, il signor Alessandro Fiorito. Facciamo un grande applauso. Un giovane vice sindaco, tra l'altro, buonasera. Sì, abbastanza, dai, non giovanissimo. Facciamo un passettino avanti, ok, qui così, vieni. Buonasera. Dunque, chiaramente per darvi una grande soddisfazione anche per Noli, perché comunque rappresenta Noli in un concorso che è molto importante per la nostra regione. Indubbiamente. Poi devo dire che in un concorso dove ho visto che gareggiano Spottorno e Finale Ligure... È un derby. È un derby. Scusate, noi a Noli un premio già lo portiamo a casa, quindi... Gli altri stiamo a veco.
No, c'è da dire che Davide è veramente, ormai io lo conosco da una vita, ho avuto anche la fortuna di sentirlo crescere, perché anche da vicino di casa agli inizi non è stato bellissimo, però mi sono sentito tutta la sua evoluzione. Adesso è veramente un talento e che tutti gli altri ci invidiano, infatti non solo a Noli, ma ormai suona in tutte le piazze, in tutte le piazze di tutta la Liguria ormai. Davide, ufficialmente andiamo a consegnarti la targa, complimenti. Grazie. Ed eccola qui, il primo premio di questa serata a Davide Pastorino. Bene, allora il premio lo portiamo momentaneamente via, ti lasciamo il microfono che arriva. Signori, non avrò rimpianti mai. Davide Pastorino. Quello che hai fatto.
Grazie. Signori, il tenore Davide Pastorino. Grazie, grazie a tutti. Complimenti Davide, direi che dall'applauso anche loro sono d'accordo con questo premio e dunque continua ad emozionarci. Grazie Davide. Dunque ci siamo, dunque siamo giunti alla proclamazione dei vincitori del concorso Coreali, i primi quattro finalisti della categoria Interpreti, qui con noi sul palco. Prego ragazzi, venite, venite, raggiungeteci. Sono tesi, sono naturalmente, ovviamente, lo sarei anch'io, eccoli qua. Così, innanzitutto vi chiedo ancora un grande applauso per l'anno di vita che stanno perdendo in questo momento. Allora, la prima cosa da dire, prima di annunciare il verdetto, è che ci sono tantissimi artisti, anzi, da uno studio è risultato che l'80% degli artisti che sono arrivati a successo nella storia della musica non ci sono arrivati attraverso concorsi. Perché quello che voglio dire è: uno vince, gli altri tre perdono, andate via di qua dicendo ve la faremo pagare. Questa è la frase che noi vogliamo sentirci dire. Detto questo, passo a proclamare che nella sezione interpreti arriva al quarto posto, fategli un grande, immenso applauso, quarto arrivato Lorenzo Caluri. Adesso posso parlare al femminile, terza classificata, fatele un grande applauso perché secondo il mio parere personale, quello di molti di noi, ha un grande avvenire quando potrà usare la sua voce nel modo migliore possibile. Chiara Franzi. E fra Greta Dressino e Ruby Roberta Menzione vince nella categoria interpreti questa prima edizione del Coreali La La Land. Ah no, ho sbagliato busta, scusate, se capita all'Oscar può capitare anche qua. Per una distanza di solamente 5 punti, che vi garantisco che su 7 giurati è veramente il nulla, vince la prima edizione del Coreali, sezione interpreti, Greta Dressino. Complimenti! Senti l'applauso! Carissima Greta! Vorrei che salisse sul palco a ritirare il suo premio l'assessore al turismo del comune di Finale Ligure, Claudio Casanova. L'applauso lungo, non deve finire mai, vai, vai. Applauso vai, a Finale vai. Ligure che si porta a casa il primo premio del Coreali. Buonasera assessore, benvenuto. Claudio Casanova, buonasera. Portiamo assessore. L'altra targa all'assessore, perfetto. Eccola qui. Ecco la targa per lei. Eccolo. Assessore, una battuta. Beh, è motivo di grande soddisfazione essere su questo palco questa sera a rappresentare Finale Ligure. E un ringraziamento all'organizzazione di Coreali, a Regione Liguria e allo staff di Buio Pesto, perché questo evento dà veramente grande visibilità a talenti liguri che in questo modo possono anche sviluppare la propria passione musicale, e questo sicuramente è un vanto per tutti noi. E poi un ringraziamento e una grande invidia per essere in questo contenitore meraviglioso, e complimenti al Comune di Camogli. Per venire agli interpreti, beh, a noi fa un sacco piacere il fatto che Greta sia arrivata prima in questa competizione, pur sottolineando la bravura anche di tutti gli altri interpreti. Finale Ligure è una cittadina del Ponente che ha veramente molte eccellenze in campo musicale e teatrale, e Greta sicuramente è una di queste. Però voglio anche sottolineare che Greta è figlia d'arte, perché la mamma Gloria è una regista, un'attrice e anche una scrittrice di sicuro successo. Per cui complimenti a Greta, e veramente siamo molto soddisfatti di questa sua performance. Volevo ringraziare giusto due o tre persone.
E, beh, la mia famiglia che è venuta a sostenermi e una serie di persone che mi hanno seguito in questo percorso, ma soprattutto una che è il maestro di canto della Scuola Filarmonica di Filamborgo, che è Pierluigi Rosso, a cui devo il fatto di aver ricominciato a cantare, insomma, mi ha ridato la voglia di cantare, quindi per me è importante. Bene, facciamo un applauso a tutti gli interpreti che lasciano il palco, ancora complimenti, un applauso a Greta Dressino, la vincitrice. Brava Greta, complimenti. Ragazzi, grazie, grazie di cuore davvero. Ancora un applauso a Lorenzo, a Chiara e a Ruby. Grazie. E adesso la categoria cantautori. Cantautori, dunque vorremmo qui con noi i quattro finalisti, i quattro cantautori. Prego ragazzi, venite. Bel applauso, accompagniamoli con un applauso. Eccoli, eccoli. Roberto Polinelli, Lorenzo Malvezzi, Filippo Pacini e Alberto Pastor. Allora, giunge quarto in questa prima edizione del Coreale nella sezione cantautori, Roberto Polinelli. Facciamogli un grande applauso che ha portato il dialetto, l'unico a essersi iscritto fra i quasi 300 dal nostro concorso. Arriva terzo Alberto Pastor. Sei sul podio. E vince il premio assoluto da cantautore in questa prima edizione del Coreali fra Lorenzo Malvezzi e Filippo Pacini per 8 punti di distacco, che su 7 giurati è veramente molto poco. Vince questa prima edizione Lorenzo Malvezzi. Lorenzo Malvezzi. Complimenti Lorenzo. Bello, bello, bello. Un applauso a Filippo Pacini che è arrivato secondo nella categoria cantautori. Complimenti Filippo, anche a te, davvero. Viene consigliata la targa. Facciamo salire sul palco in rappresentanza, visto che Genova è suddivisa in tante zone, facciamo salire il consigliere del municipio primo centro-est che vince il premio, Mirko Auteri. Mirko Auteri. Complimenti Lorenzo. Ancora un applauso a Filippo Pacini. Vieni, prenditi l'applauso perché il tuo brano è straordinario. Grazie mille, sono contentissimo e veramente grazie per la fiducia che avete riposto nella canzone e in quello che ho voluto esprimere con questa. Grazie a tutti voi per essere ancora qui, nonostante sia tardi, vuol dire che comunque la musica ha vinto anche stasera e viva! L'unica cosa che mi sento di dire è che bisogna continuare a credere nella cultura, perché un euro messo nella cultura non è un euro speso, ma è un euro investito. Bravo. E una serata come questa riempie di gioia, con talenti di questo livello, è sempre piacevole ed è un modo per vivere meglio non solo il nostro territorio, ma vivere meglio tutti insieme la nostra cultura, i nostri sogni, anche perché oggi ho visto davvero tante delle persone che credere in quello che fanno e nei loro sogni. Questa è la cosa più bella che si possa vedere. Bene, allora ancora un grande applauso a questi bravissimi presentatori, Gianni Rossi e Roberta Capelli, che detti così non fa molto ridere, ma quando li chiamiamo Capelli Rossi fa molto più ridere. Fa molto più ridere. E sono i presentatori ufficiali dei nostri Buio Pesto. Allora, a questo punto vi salutiamo, vi ringraziamo, invito la giuria a raggiungere il palco e tutti gli 8 concorrenti che facciamo alcune fotografie ufficiali. La manifestazione è finita, i vincitori sono Lorenzo Malvezzi e Greta Dressino. Grazie per essere stati con noi questa sera, grazie mille.